Gesù continua il discorso apocalittico dicendo: Ma in quei giorni, dopo quelle tribolazioni, il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e splendore. Egli manderà i suoi angeli in ogni direzione e da un confine all'altro del cielo e della terra egli radunerà tutti gli uomini che si è scelti. Per la terza volta si ripete la stessa cosa, che si è scelti. E sappiamo cosa vuol dire? Che è l'opposto delle parole che hanno accettato l'annuncio della salvezza, la proposta della salvezza. Dall'albero del fico imparate questa parabola. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. Oh, notate, non dice viene, è vicino. E alle porte. Io vi assicuro che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano accadute. Tutte qui, tutte quali. La fine di Gerusalemme, catastrofi mondiali, l'apparire di nuovi messia, che si dicono messia, pseudo messia, il suo apparire sulle nubi, con potenza grande. Quel tutto lì riguarda tutto o com'è l'altra volta? Vi ricordate il tutto suo e il tutto nostro che gli è differenza? O nella sua testa quel tutto lì è qualcos'altro? Buttiamo lì il sasso per intanto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E poi aggiunge, nessuno sa quando verrà quel giorno e quell'ora. Non lo sanno gli angeli. E neppure il figlio, solo Dio Padre lo sa. Voi sapete che questa è una delle affermazioni che i testimoni di Geova utilizzano per dire Gesù non è Dio. Perché se non sa quando verrà la fine vuol dire che Geova è più grande di lui. Quindi lui è una creatura, non è creatore, non è Dio. Voi rispondereste voi a questa obiezione? La risposta è solo che i testimoni di Geova non la riconoscono perché non accettano quel modo di ragionare, che nel Nuovo Testamento, però non bisogna leggere solo una frase, ma così in tante, nel Nuovo Testamento è Gesù che rivela che Dio nella sua intimità di vita è Padre, Figlio e Spirito. Prima di Lui e fuori di Lui nessuno l'aveva mai neanche immaginato. E il Nuovo Testamento poi rielabora questo annuncio di Gesù attribuendo, ecco il discorso delle attribuzioni, attribuendo al Padre tutto ciò che è iniziativa di creazione e di salvezza. È lui che crea, è lui che chiama Abramo, è lui che manda i profeti, è lui che fa l'alleanza, è lui che manda il figlio, è lui che risuscita il figlio, è lui che dona il Spirito Santo, è lui che decide la fine. Cioè, il grande architetto, il progettista capo, lui risponde della struttura base della storia della salvezza. Lui è l'architetto base. Il figlio, che diventa uomo, perché diventa uomo? Per poter riallacciare i ponti tra creatura e creatore. Siccome la creatura, la capacità di realizzare questo ponte non ce l'ha, che non possiamo prendersi per i capelli e tirarci su, abbiamo dentro la fiammella divina, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, ma questo non ci fa diventare Dio, siamo creature. Ha dovuto lui diventare uno di noi e da uno di noi riallacciare il ponte. Lui è Dio che attraverso Gesù riallaccia il ponte. Gesù è il Redentore, è il Salvatore, è colui che paga per saldare il conto, detto in un modo piuttosto banale, ma che può servire per capirci. E tutto ciò che riguarda invece poi il vivere da salvati, accogliere la redenzione di Cristo e viverla nel quotidiano, quello è compito dello Spirito, che è Lui che santifica, che anima dentro. Per cui a ognuno dei tre, Padre, Figlio e Spirito, vengono attribuite una serie di azioni, di iniziative, di operazioni. Il Creatore, colui che organizza tutto, colui che decide la fine, è sua prerogativa personale, particolare. Il Figlio che rende possibile l'incontro, la relazione tra la creatura ribelle e il Creatore.
paziente che perdona, che ama, eccetera, e lo spirito che permette alla creatura che accetta di rinnovare la relazione di poter vivere da salvato. Quindi l'iniziativa è tutta sua, del padre, figlio e spirito, ognuno di tre, un aspetto, l'altro per l'altro. Quindi in un certo senso, quando dice questa frase, sta per dire, se volete sapere quando verrà la fine, chiedetelo a qualcun altro, sbagliate indirizzo, se lo chiedete a me. Non è compito mio rivelarvi questo. Se si accetta di rispondere a questa domanda, certe affermazioni sono impossibili. Se invece dici, no, io so già come sono le cose e tiro fuori quello che mi dà ragione, vabbè allora... Abbiamo sempre detto che Gesù, figlio di Dio, sì, sì. Figlio di Dio, ma anche Dio. Vabbè, ma, sola, ma dire figlio di Dio e dire Dio è la stessa cosa, no? Non una persona sola, un essere solo. Gesù rivela che Dio è comunità di persone. Persona vuol dire un essere vivo, un essere che parla di se stesso come un io e parla all'altro come un tu. Siamo persona. Persona è il volto che permette la relazione uno con l'altro. Gesù ci dice che Dio è così grande, così perfetto, che quello che in noi sono azioni nostre, il pensiero, la parola, l'atto d'amore, eccetera, in lui sono se stesso, sono grandi come lui, sono se stesso. Per cui sono tre esseri personali che vivono in sintonia totale, Padre, Figlio e Spirito. Famoso mistero. Noi non riusciamo a spiegarlo, cerchiamo di capire le parole. Cerchiamo di capire le parole. È un mistero di vita e di amore. Questo mistero d'amore lo esprimiamo così. Sono tutte parole umane comunque, che parlano di qualcuno che non è essere umano e di più. Però il Vangelo ci dice che Dio, a un certo punto, siccome l'uomo non è capace di fare quell'atto d'amore e di fiducia totale in lui, ma non vuol buttare via la sua creatura, non vuol condannarla al fallimento, per questo decide di venire lui. Noi diciamo il figlio, è la parola detta, Dio che si dice, ma è Dio stesso. Viene tra di noi, diventa uomo, si svuota di tanti poteri, non usa i poteri di Dio a proprio vantaggio e da uomo subisce su di sé le conseguenze del peccato dell'uomo e le paga parecchio, paga salate, ma con un atto d'amore dentro che permette a Dio, guardando lui, di dire, però allora, finalmente no, che si affida di me. Finalmente giù che è come ho pensato l'uomo fin dall'inizio. Fa finta di non ricordarsi che quell'uno lì è lui stesso, c'è il figlio, ma è sempre Dio. La nostra salvezza deriva da lì. Noi riconosciamo che l'uomo con le sue forze non è capace di restaurare il rapporto, la relazione con Dio. Ha dovuto venire lui a farlo per noi. E di questo gli diciamo grazie. Stabilire una nuova alleanza. Esatto, sì, perché la nuova alleanza vuol dire un impegno che lui si è preso e che ha preso a nome nostro e che dura per sempre. È fatta nuova perché è nuova, è fatta in quel momento e eterna. Perché è fondata sul fatto che lui non cambia più parere, non vuol cambiare parere per sempre. Può restare a nostro favore per sempre. Ecco perché è eterna. Che se fosse fondata su di noi, sulla nostra capacità di accoglierla, Chapin, se è fondata su di lui, sulla sua decisione non revocabile da parte sua, di tener conto di noi, di prendere le nostre difese, di considerarsi Papa e Ciccia con noi, non perché noi siamo Papa e Ciccia con lui, lui Papa e Ciccia con noi. Ci chiama in squadra pur sapendo che gli facciamo far brutta figura e ci tiene lì e ci porta a vincere perché lui è bravo. Per fortuna, non è una schiappa. Lui è capace di fare quel che dice. Io penso che varrebbe la pena riflettersi qualche volta su queste cose. È vero o no? Quindi dice, torniamo al versetto 32, nessuno sa quando verrà quel giorno e quell'ora non lo sanno gli angeli, neppure il figlio, solo il padre. Fate attenzione e rimanete svegli, perché non sapete quando sarà il momento decisivo. Potrete vedere i segni della vicinanza, ma il momento della decisione non lo sapete. Quello sarà improvviso. È come un tale che è partito per un lungo viaggio, se ne è andato via e ha affidato la casa ai suoi servi. A ciascuno ha dato un incarico e al portinaio ha raccomandato di restare sveglio alla porta. Ebbene, restate svegli,
perché non sapete quando il padrone di casa tornerà. Forse alla sera, forse a mezzanotte, forse al canto del gallo, forse al mattino. Se arriva improvvisamente, fate in modo che non vi trovi addormentati. Può succedere in qualunque momento che tu ci pensi o no, che te l'aspetti o no, che sia preparato o no. Non sei tu a decidere il quando, è lui. State e si è trovato pronto nel momento che arriva. Ma notate una piccola particolarità. Nel nostro immaginario ha più possibilità di salvarsi uno che muore a 20-30 anni o uno che muore a 70-80? Eh? Di salvarsi? Col tipo di vita che c'è in giro oggi, con la mentalità che c'è in giro oggi? No, no, parliamo di oggi. Ha avuto meno tempo di fare tutti la vedere. Sì. Ha avuto poco tempo per fare porcherie grosse, ma muore nel momento nel quale si pensa meno al valore di quel che fai o non fai. È vero o no? Invece uno che vuole 70-80 anni ha il tempo di... Ma mettiamoci nelle parole di Gesù. È più facile essere trovati svegli a sera tarda, a mezzanotte, verso le 3 o alla mattina dopo. Dopo una mattina che ti sei stato lì, ti dico lui ce la porta. È più facile essere svegli alle prime ore, nell'immagine, o le ultime? Le prime. Per cui noi sperimentiamo un dato di fatto reale, concreto, e Gesù dice, ma guarda che c'è anche un'altra realtà. Più passano gli anni, più aumentano le smaccate della vita, più aumentano i disagi della vita, più calano le forze, eccetera, eccetera. Guarda che non sempre è facile tenersi viva la speranza. Per cui non è detto che si diventa vecchi è più facile credere. Hai più possibilità di arrivare a credere. Ma poi tenere viva la speranza, tenere viva la fede non è automatico. Va conquistata. Come il ragazzo, il giovane, deve stare attento a non essere svampito e nonostante tutto ricordarsi che la vita non se l'è data lui a un senso, che va al di là di lui, anche se non è facile pensarci in certi momenti, perché non sai cosa può succedere, così... L'anziano ha i suoi problemi. Non è facile per chi è giovane prendere sul serio Dio, non è facile per chi è vecchio accettare Dio per quel che è. Perché non sempre tiene conto dei suoi problemi del momento, e garispo mia, la resa mia sente di dolurché, e la resa i brassi e le macchie funzionano, e la resa mi capisco di camminare veloce come fai una volta, e invece le cala. E che fome? Quello che dico a voi lo dico a tutti. State svegli. E finisce così.